orata al forno con patate. Benvenuti nella mia cucina. Comincia pelando le patate e tagliandole a fette spesse circa mezzo centimetro. Trasferiscile in una ciotola e condiscile con un olio extravergine di oliva, sale, pepe, origano secco e mescola con le mani. Disponile ordinatamente in una teglia e inforna a 200 gradi per 25 minuti. Comincia a pulire l'orata tagliando con delle forbici le pinne laterali e quelle ventrali. Ora sotto l'acqua togliamo le squame con il dorso di un coltello e la spanciamo. Una volta spanciata, tolte le branchie e squamata, condisci l'interno della pancia con sale, pepe e un rametto di origano secco. Pratica qualche taglio sui fianchi e adagiala sopra le patate. Bagna con un po' d'olio, aggiungi dell'altro sale e inforna. Questa volta 220 gradi per 20 minuti. Una volta cotta, trasferisci su un piatto da portata. Buon appetito!